Ciao! Ecco il video che stavi aspettando con tutte le tendenze che trionferanno i matrimoni del 2025. Metteremo in evidenza quelle più rilevanti con degli spunti interessanti da cui prendere ispirazione per il tuo matrimonio. Iniziamo con la tendenza dei matrimoni senza fine, o in inglese endless wedding, detto così sembra più cool. Amanti dei festeggiamenti, preparatevi perché i matrimoni della prossima stagione dureranno più di una giornata. È già da qualche anno che i matrimoni tengono a durare più del solito, ma ormai è una tendenza consolidata. I matrimoni diventano un evento di 2 o 3 giorni, organizzati anche in settimane diverse per avere più continuità. Come? Con un brunch pre o post cerimonia, ad esempio, oppure cercando una location dove celebrare la cerimonia, il banchetto e la festa, ma che abbia anche un alloggio per gli ospiti. Parola d'ordine, divertimento. Le coppie prenderanno ispirazione dal Luna Park sia nell'allestimento che nell'intrattenimento degli ospiti. Insegne luminose, luminarie e proposte gastronomiche che ricordano le fiere come zucchero filato, crepe e frittelle per prendere gli invitati per la gola. Un'alternativa ai matrimoni di più giorni sono i mini wedding, un'altra tendenza del 2025. Si organizza prima una festa in casa o in una location con pochi intimi, amici e parenti stretti e poi il giorno dopo il ricevimento di nozze vero e proprio con tutti gli invitati. Il mini wedding può essere organizzato anche in un giorno infrasettimanale, per esempio dopo la cerimonia in comune. Le decorazioni per i matrimoni del 2025 prevedono il verde come colore principale, che diventerà la tonalità preferita per le decorazioni, la moda, il catering e gli accessori. A trionfare saranno 2 tonalità, il verde pistacchio e il verde salvia, tonalità che saranno mescolate con arancioni, rossi e blu per creare combinazioni molto potenti. Sono colori che creano un'atmosfera calda ed elegante. Le decorazioni che combinano elementi naturali, come fiori di campo, legno e pietra, saranno una tendenza di punta. Tra gli elementi che guadagnano protagonismo ci sono i tavoli. Sì, i tavoli sono presenti a tutti i matrimoni, ma nel 2025 li vedremo robusti, in legno e molto lunghi, perfetti per condividere momenti immemorabili e speciali. Altro elemento importante è il sitting plan, sempre più personalizzato perché diventa anche un regalo di nozze per gli invitati. Vi do qualche esempio: segnalibri, pietre, amuleti, fragranze, portachiavi o etichette per valigie. Continuiamo con altre novità. Se hai partecipato a un matrimonio nell'ultimo anno, avrai notato la presenza di 2 nuovi servizi. Da una parte, la figura del wedding content creator, una persona che si occupa di far sì che le coppie e gli invitati si godano il matrimonio senza pensare a scattare foto o video. Da non confondere con il fotografo o il videomaker, il wedding content creator cattura e crea contenuti del vostro grande giorno per i social network. Un'altra figura sempre più richiesta è il pet sitter. I matrimoni non sono più solo pet friendly, ma l'amico a 4 zampe della coppia assume un ruolo fondamentale all'interno della cerimonia. Spesso vediamo cani o altri animali domestici che portano le fedi nuziali, ad esempio. Abbiamo quindi bisogno di una persona che si occupi di loro tutto il giorno. Attenzione alla moda bridal, perché vedremo come le spose personalizzano il loro look combinando elementi, texture, tessuti e stili diversi. Spiccano gli abiti strutturati, gli accessori rimovibili e i modelli convertibili. Le più audaci opteranno per un mix di elementi per un risultato originale e accattivante. Perle e diamanti saranno molto presenti e invaderanno i look da sposa. Per quanto riguarda i tessuti, i preferiti saranno il micado di seta e il pizzo chantilly. E ovviamente lo stile coquette continuerà a essere molto presente nel look da sposa del 2025. Questo stile è caratterizzato da abiti pomposi, tessuti delicati come il raso e, soprattutto, grandi fiocchi come abbellimento. Questi fiocchi di dimensioni XXL saranno protagonisti sia negli abiti, veli, scarpe e cinture, sia nella decorazione del banchetto nuziale. Per quanto riguarda gli abiti da sposo, vedremo elementi naturali da abbinare ai look più classici. Attenzione, perché il classico smoking sarà uno dei modelli preferiti con qualche dettaglio moderno come paillette o borchie. Ah, e diamo il benvenuto alle camicie con qualche trasparenza, ideali da indossare per un secondo look durante la festa. Lo stile Bridgerton sarà molto presente anche nei matrimoni del prossimo anno. Per questo, la musica moderna in formato classico sarà una delle scelte preferite dagli sposi. Per quanto riguarda i viaggi, la classica luna di miele si mantiene, ma parleremo più che mai di viaggi adattati alle esigenze di coppia. Per esempio, luna di miele in famiglia. Molte delle coppie che si sposano hanno già dei figli, quindi la luna di miele diventa il pretesto per un viaggio in famiglia.
Buddy Moon, un viaggio da condividere con gli amici prima o dopo il matrimonio. Mega Moon, un viaggio lontanissimo e lunghissimo. E per ultimo, Redo Moon, luna di miele per festeggiare l'anniversario di nozze, perché, come abbiamo già visto con gli Endless Wedding, il matrimonio non è solo questione di un giorno. Queste sono solo alcune delle tendenze principali per i matrimoni del 2025. Se volete saperne di più, vi lasciamo un link nei commenti per sapere tutti i trend dei prossimi matrimoni. E come sempre, se il video vi è piaciuto, ricordatevi di mettere un like e seguire il canale. Alla prossima!